Ciao a tutti ragazzi, oggi ho deciso di mostrarvi come faccio l'impasto per la pizza. Potrete utilizzare questo impasto anche per fare il pane. In questo caso io sto realizzando 1 chilo di impasto che utilizzerò per fare 4 pizze. Inizio creando una montagna con la farina, in questo caso appunto 1 chilo, e facendo al centro una piccola fontana. Verso un po' di acqua tiepida all'interno e ci sciolgo il lievito. Al lievito unisco lo zucchero e inizio ad impastare. E lo zucchero serve principalmente ad attivare il lievito. Ho deciso di fare in questo video meno tagli possibili in modo tale da mostrarvi tutti i passaggi minuto per minuto. Per realizzare questo impasto ho deciso di utilizzare sia l'acqua che il latte. Voi però potrete tranquillamente utilizzare anche soltanto l'acqua. Il latte lo rende semplicemente più morbido. Continuate ad impastare raccogliendo la farina dai bordi della vostra fontana. Vi ho mostrato già precedentemente un video in cui vi mostro come realizzare l'impasto per la pizza con l'ausilio del Bimby. Questo semplicemente perché è più comodo. Nella vita frenetica e quotidiana mi rendo conto che fare l'impasto a mano perdete un po' più di tempo. E devo dire che col Bimby viene buonissimo. Però è anche vero che innanzitutto non tutti ce l'hanno e comunque, a prescindere dal momento in cui ci troviamo, fa bene dedicare un po' di tempo questa tipologia di attività, a prescindere dalla quarantena. Allora, secondo me, vabbè, la cucina è terapeutica, perché io mi rilasso tantissimo a cucinare, cioè mi dedico proprio dei momenti della giornata, della settimana, in base agli impegni lavorativi e non, in cui proprio mi dedico alla cucina, mi rilassa tantissimo. E poi c'è da dire anche che io facevo la pizza quando ero piccola con mio nonno. Andavo a casa sua e aveva il forno a pietra a casa, quindi tutti i sabato facevamo la pizza e lui ovviamente la impastava così sul tavolo, quindi altro che Bimby e robottini vari. Comunque, quando avrete finito di aggiungere il latte potrete inserire l'olio. Io utilizzo l'olio extravergine d'oliva, però anche se mettete l'olio di semi non fa alcuna differenza, in base a quello che avete a casa, specialmente in questo momento va bene tutto. Quando avrete finito di inserire tutti i liquidi, prima di impastare il panetto, aggiungete il sale. Allora, il sale lo potrete aggiungere anche alla farina prima di impastare. Io sinceramente è l'ultima cosa che inserisco.
Ci vuole semplicemente olio di gomito, forza di volontà, ma sembrerà banale, lo so, ma soprattutto amore. Vi chiedo scusa perché la scorsa settimana vi avevo detto che vi avrei pubblicato un video questa settimana, però l'editing è stato difficoltoso per questo video, quindi mi ha impiegato un po' più di tempo. Ne ho montato metà e in realtà ho pensato di pubblicarveli separatamente, vabbè, non è rilevante. Comunque vi pubblicherò la prima metà, spero, questa settimana. Quando ritenete che l'impasto abbia la consistenza giusta, mettetelo da parte, ripulite tutto il piano di lavoro e impastatelo nuovamente, dategli una leggera impastata. Poi lasciatelo a lievitare. Io lo metto in una bowl coperta con della pellicola e lo faccio lievitare in forno, forno spento e la luce accesa. Creerà il tepore giusto che vi serve per far lievitare l'impasto perfettamente. In alternativa potrete metterlo anche vicino a una fonte di calore, tipo, non so, mettetelo sulla sedia vicino al termosifone magari. Ecco, dopo 2 ore il nostro impasto è lievitato perfettamente. Potrete sbizzarrirvi con i gusti della vostra pizza. Io ho fatto una focaccia, una mega pizza, però tutta questa per una persona è troppa, quindi l'ho fatta a 2 gusti, e metà con olive, zucchine fritte, pancetta e mozzarella, e l'altra metà l'ho lasciata così, come si chiama, pizzaiola credo, sì, solo pomodoro comunque. Allora, devo dire che cerco di variare sempre i gusti delle pizze. Vabbè, la preferita del mio fidanzato è la diavola, quindi quasi sempre gli faccio questa. Ad esempio questa è una delle mie preferite perché è brie e pomodori secchi. E qui ci avevo fatto il cornicione ripieno di ricotta. Madonna. Questa pizza è venuta una bomba, buonissima. Boh, comunque sì, potrete metterci quello che volete. Questo è tutto per il mio video di oggi. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia tornato utile. Io vi saluto e ci rivediamo alla prossima. I'm the best.